Io la passione per la motocicletta non ce l'ho mai avuta. Ma allora perché te la sei comprata? Mi piaceva di farci il fanatico. Questo sarà capito. Ma adesso, certi grilli va a destra, non ce l'ho più. Che bella mattina, ho voglia di voglie un po' per la solitudine, è un'abitudine ormai. Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videoblog che oggi però voglio dedicare ad una attrice. Voi direte: come Ale, mi vai fuori tema? No, assolutamente no, perché questa attrice famosissima, purtroppo scomparsa il 10 agosto scorso, ha fatto anche una carriera di cantante subito dopo aver in pratica lasciato, ecco, il cinema. La sua storia è veramente molto bella e ha fatto una discografia che, fra l'altro, anch'io ho scoperto soltanto in questa occasione, che è lunga parecchio. Ha inciso, diciamo, due album, ma i 45 giri sono veramente numerosissimi. E colgo anche l'occasione per farveli ascoltare nel caso che non vi ricordaste appunto di lei come cantante, come infatti è accaduto anche a me, e sto parlando di Antonella Lualdi, che è scomparsa, come sapete, a Roma il 10 agosto del 2023. Oggi dedico a questa attrice, ma anche cantante, il vlog di oggi. E quindi io vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Antonella Lualdi in realtà è il nome d'arte di Antonietta De Pascale. Lei però è nata a Beirut nel 31 e poi è scomparsa a Roma nel 23. È stata un'attrice e anche una cantante italiana e scoprirete veramente una discografia lunghissima, anche se non era, diciamo, la sua attività principale. Allora, lei in pratica nasce da padre italiano, che era di Trani, e da madre greca. E al momento della nascita il padre si trovava proprio in Libano perché, essendo ingegnere civile, era incaricato di progettare un ponte nella capitale libanese. È per questo motivo, insomma, che è nata lì. Fa una gavetta di diversi anni in teatro e poi a 19 anni debutta in un film. Il primo film che fa nel 49 è proprio un musical. Si chiama Signorinella e poi nel 50 compare in Canzoni per le strade. Durante questa lavorazione poi conosce anche un attore che poi diventerà suo marito, che è Franco Interlenghi. Oui, juste ce soir, on présente un film français de Talara avec Brigitte Bardot, Jean Gabin et David Viene Feuillet. considerata subito una star, al pari di Lucia Bosè e Gina Lollobrigida, fin dall'esordio. Negli anni 50 ottiene grandissimi successi e fa tanti film, a volte ne fa anche due, tre l'anno. Conosce poi, nel frattempo, l'attore Franco Interlenghi, che poi diventa suo marito, che era reduce del successo I Vitelloni di Federico Fellini, e si sposa con lui nel 55. Avrà due figlie, una si chiama Antonella, che fa anche lei l'attrice, e l'altra Stella, che è apparsa in un solo film nel 67, che era Top Crack. Ma le mani non ce l'hai? Allora, quando conosce Interlenghi, da lì in poi iniziano a girare tanti film insieme e ne fanno tantissimi, tra il 53 e il 69, veramente tantissimi. Finisce poi il decennio degli anni 60 e il suo successo inizia a calare, e infatti negli anni 70 avrà pochi ruoli, spesso anche marginali o diciamo non da protagonista, e quindi la sua carriera di attrice comincia a rallentare. Prego. È una macchina molto bella. Mi è costata 10 anni di lavoro. E la noleggia a tutti? A tutti? Beh, a tutti veramente no, soltanto alle ragazze più belle del mondo. Allora non posso, non appartengo a quella categoria. Negli anni 70, quindi, frequenta la redazione del giornale Sorrisi, che si trovava in via Virgilio a Roma. Nello stesso palazzo c'è anche la sede della CAM. La CAM cosa sarebbe? La CAM è una casa discografica italiana che è attiva fin dagli anni 50, che poi appunto è diventata la Sugar. Ecco, per essere così, proprio per dirvi velocemente che cos'era la CAM. Per questa etichetta inciderà un 45 giri che si chiama Il Sogno, arrangiamenti e direzione d'orchestra di Stelvio Cipriani. Ma se guardo te,
addormentato accanto a me, quasi non so più a chi appartenga tu. Lei farà da lì in poi tanti dischi e poi appunto ve li dirò, eh. È apparsa senza veli sull'edizione italiana di Playboy nel giugno del 79. Dal 1992 ha avuto un ritorno di popolarità apparendo in una serie televisiva francese, il commissario Cordier, nel ruolo di Lucia Cordier, moglie italiana del protagonista. Nel 18 pubblica la sua autobiografia che si chiama I Antonella amata da Franco. Nello stesso anno partecipa anche a una canzone di Alessandro Orlando Graiano. Pioggia di ricordi intorno a me, voci per momenti intorno a me. Nella sua vita ha fatto 9 singoli tra il 1973 e il 1988. Al momento in cui io parlo e vi racconto la sua storia, non so ancora quante di queste canzoni troverò, però cerco di trovarle tutte, se riesco, per farvi sentire appunto la sua discografia. Ha fatto anche due album, uno nel 76 e un altro poi in collaborazione con altri artisti nel 2018. Non ti accorgi che pensi solo a te, vivi senza chiederti perché. Antonella Lualdi è morta il 10 agosto del 23. Aveva 92 anni. Ma scusi, faccio un po' di tutto. Di domenica noleggio macchine, nei giorni feriali. Aeroplani. Lo sai che mi sono preso 3 giorni di rigore per colpa sua? Mia. Certo, se lei fosse venuta quel giorno li avrei evitati. Beve qualcosa.